Olá pessoal, hoje uma entrevista super bacana aqui com o Sergio Campana. Ele é piloto da ELMS na equipe BHK Motorsports. E esse ano, como vocês sabem, a gente vai começar a falar um pouquinho mais aí da ELMS. E eu fiz questão de trazer aí o Sergio para falar com a gente. Agora eu vou falar em italiano porque o Sergio não entende o português e eu vou colocar a legenda aí para vocês para a gente começar esse bate-papo. Ciao Sergio, scusa parlare in portoghese prima di tutto, però era per dire chi è tu e grazie mille per questa chiacchierata con le persone del Brasile. Ciao, ciao a tutti, piacere mio. Sergio, può raccontare un po' sulla tua carriera? Perché abbiamo un lavoro che è fatto oggi in Brasile come team di portare il pilota dal kart e non pensare in andare nella Formula 1. C'è un altro mondo che non la Formula 1 e questo mondo è l'endurance. E tu hai cominciato a 2003, se mi ricordo bene, nel karting e dopo ha fatto una bellissima carriera nella Formula per dopo andare nella Porsche Cup Italia. Se può raccontare un po' della tua carriera? La mia carriera comincia a essere lunghina, perché comunque tanti anni che corro in macchina, tanti anni che ho fatto di go-kart prima. Innanzitutto ci tengo a dire che io ho iniziato per divertirmi, per la mia famiglia ha avuto sempre dato importanza allo sport come disciplina per imparare i valori, delle regole, del rispetto e del mettersi in competizione con gli altri. Ho iniziato con il go-kart, disputando gare regionali e poi dopo pian pianino un risultato ha tirato l'altro. Ho debuttato nel 2003 in campo internazionale facendo il mio primo campionato europeo, poi l'anno dopo ho fatto il mondiale, sono diventato pilota ufficiale di una casa costruttrice di go-kart, poi dopo ho cambiato per altre, insomma comunque ho raggiunto un bel livello e poi dopo nel 2007 sono passato in kart. Ho fatto la carriera, i miei primi anni in Formula Renault 2000, che reputo essere stata una grande scuola di guida perché la macchina era molto difficile e il campionato era di altissimo livello. C'erano i piloti Red Bull, piloti Toyota, piloti Renault, piloti sostenuti da team di Formula 1. Ecco. Poi ho vinto la Formula 3 in Italia, ho fatto il campionato italiano di Formula 3, l'ho fatto per 3 anni, sono sempre stato protagonista, ho sempre vinto gare e poi dopo ho debuttato con le macchine potenti, diciamo, con Formula 3000. Ho fatto Formula 3000, poi la GP2, la 1GP che si chiamava anche FA1 Acceleration, è sempre più o meno la stessa macchina. Anche lì ho vinto delle belle gare, mi sono tolto delle grandi soddisfazioni, sono venuto a correre in Brasile anche, nel 2012 ho corso a Curitiba insieme al Mondiale Turismo, al VTCC. E poi dopo, quando ho vinto la Formula 3, ho fatto anche il test con la Ferrari Formula 1. Io dopo a un certo punto ho sognato di diventare pilota di Formula 1, perché comunque io abito a Modena, tra l'altro. Modena è la città della Ferrari, quindi per me, che io sono cresciuto qui, dove quando al mattino andavo a scuola vedevo le macchine con la targa a prova girare, amici o comunque conoscenti che lavoravano in Ferrari o nel reparto corse, ne conoscevo tanti, quindi vivevo, no? Qua in questa zona noi conviviamo un po' con questa grande azienda che produce auto incredibili ed è molto famosa nelle corse, quindi per me era un sogno poter guidare la Ferrari Formula 1. Per tutti i piloti è un sogno guidare la Formula 1, però la Ferrari per me era un valore aggiunto. Solo ho provato, ho fatto un po' di test, però per andare avanti il mondo è un po' difficile, diciamo che soprattutto anche quando corsi in GP2 mi sono reso conto come un ragazzino che veniva da un piccolo paese vicino a Modena fosse un pochino, come dire, disarmato di fronte a piloti o comunque contesti contro cui devi scontrarti in pista, dove da solo non ce la fai. È sempre stata una grande scuola di vita, però a un certo punto ho dovuto virare in altri contesti, quindi dopo sono passato alle ruote coperte e ho corso sia nel Lamborghini Super Trofeo e sia anche nella Porsche Carrera Cup Italia, e addirittura la Porsche non ho neanche finito tutto il campionato perché avevo fatto dei podi, andavo forte, ma avevo avuto un po' di vicissitudini, diciamo, con l'organizzatore, che insomma a mio avviso non si era comportato proprio bene nei miei confronti. Però dopo, praticamente finita l'avventura delle ruote coperte, ho trovato un'occasione di correre con la BHK nell'endurance con un LMP2, e io avevo un po' perso anche la soddisfazione di guidare, perché ho avuto una lunga carriera nelle monoposto. Ho guidato Formula Renault, Formula 3, Formula 2, auto che sono molto belle da guidare. La monoposto è una macchina con cui puoi instaurare anche un rapporto particolare che con le GT non riesci. E ho avuto questa occasione di poter provare e guidare l'LMP2 e ho ritrovato un po' una passione che con i GT avevo un pochino perso, perché sono bellissime le gare dei GT e le macchine di oggi sono molto belle. Però l'LMP2 è un'altra cosa, gira in un autodromo 12 secondi, 10 secondi al giro più veloce, e nelle curve veloci, diciamo, sembra di fare due piste diverse, e tutto quello che io avevo imparato un po' nelle monoposto, diciamo che sull'endurance, sull'LMP2 tornava più utile, perché hai a che fare con tanta aerodinamica, hai una macchina sofisticata, hai freni in carbonio e va molto forte. E quindi mi sono approcciato a questo mondo che non conoscevo, che però è molto bello, molto coinvolgente, e soprattutto a queste gare endurance di 4 ore che sono tirate come delle gare sprint da pochi minuti, no? Perché la gara ti passa molto velocemente. E in più hai la difficoltà di dover condividere la gara con tantissime altre macchine, tantissimi piloti, perché noi nella ELMS siamo 42 macchine, a volte anche di più, e ogni macchina ha circa 3 piloti, quindi i piloti sono tantissimi, non sai mai chi c'è sulla macchina davanti a te, e in più di metà schieramento a tempi sul giro gira 10 secondi, 7-8 secondi al giro più piano a seconda delle categorie, quindi questo comporta che durante la gara ci siano tantissimi doppiaggi da fare, e quindi l'approccio che hai è davvero molto diverso rispetto a quello per cui ero abituato prima, però è molto bello, mi è piaciuto, mi piace molto. Io corro nella ELMS dal 2019, quindi questa è la mia 4ª stagione, è un campionato tosto, difficile, corrono anche ex piloti di Formula 1, però è molto bello perché hai la possibilità di lavorare su tantissimi aspetti che vanno dalla strategia alla performance pura sul giro secco, alla gestione della macchina, per fare tanti giri, a volte sacrificare benzina, quindi hai un aspetto molto completo che ti impegna tantissimo e ti fa fare tantissima esperienza, ecco. Sergio, uma coisa que tu falando um pouco sobre sua carreira, a fato pensar em uma coisa. Quando siamo em Brasília, diciamo, mas é difícil a vida porque sono em Brasília. Penso que se sono em Europa é così più facile tutto questo, e vedo que não é così. É anche difícil fare carreira nel motorsport nell'Europa. Sì, io sembra che abbia una storia particolare da dire, perché paradossalmente io sono a Modena e uno che a Modena è molto facilitato, invece se volessi fare il meccanico sì, sarei molto facilitato, ma per fare il pilota credetemi che è molto difficile, perché oggi di piloti italiani nei contesti motoristici sono un po' in difficoltà. Anche in Formula 1 non c'è un pilota italiano quest'anno, nonostante ci siano 2 costruttori. Oggi purtroppo devi fare i conti anche con degli aspetti che riguardano il business, e quindi a volte è più conveniente avere dei piloti che vengono da lontano per certi costruttori che intendono ampliare i propri orizzonti e farsi conoscere, piuttosto che investire vicino a casa, perché vicino a casa sono già conosciuti loro. Ed è un motivo per cui, parlo per piloti italiani, non è semplicissimo, e a volte non nascondo che piloti stranieri che venivano da più lontano io li abbia sotto certi aspetti invidiati, perché in alcuni casi mi sono sentito un pochino svantaggiato, anche se ammetto, io qui in Italia sono molto fortunato per altri aspetti, perché comunque lavoro con la Dallara, che è un grande costruttore che è qua vicino a casa mia, abbiamo dei belli autodromi qua vicino, io sono a Modena, o Imola, o Monza, Mugello, piste molto belle, però a volte la vicinanza non rende le cose così semplici, tanto è vero che in LMP2 quest'anno no, ma per 2 o 3 anni sono stato l'unico pilota italiano insieme al mio compagno di squadra, quindi c'erano più magari piloti provenienti da una nazione molto lontana piuttosto che italiani, quindi non è sempre facile, anche se a volte sei vicino, che sei in Europa non è scontato, ecco. Tu pensi che tu parlando questo per me, io credo che tutto il mondo è paese, come si dice in Italia, perché io ho provato a 2020 creare un team di Formula 4 in Italia per portare pilota brasiliano per guidare in Italia, e pensavo è più facile così, perché io sono un team che c'è un italo brasiliano davanti e il pilota da kart va con me in Italia per gareggiare, sarà un po' più tranquillo. Credi che io non ho trovato un pilota brasiliano, tutti i pilota pensava io vado nella Prema, lo so che tu sei pilota Prema, ma pensavo io vado nella Prema, però io ho avuto contatto da piloti della Francia, degli Stati Uniti, della Venezuela, della Cina, e non ho provato contatto da pilota da Brasile. E parlando questo dell'Italia, io penso che tutto il mondo è paese, perché non è diverso di questo. Sì, è verissimo, quindi quello che dici è proprio vero, lo concordo in pieno. Adesso va molto di moda alcune squadre che ottengono grandi risultati, però io ci ho corso con la Prema, ho avuto fortuna di correrci, però diciamo che nella mia carriera mi sono capitate delle gran belle occasioni anche con squadre che non erano conosciute. Per tanti motivi non ho corso con team sempre diciamo di grido, magari mi sono trovato in situazioni un po' borderline, oppure appena nate, appena create, che non avevano bagagli di esperienza e che avevano magari messo insieme delle persone che avevano sì esperienza nel motorsport ma che non avevano mai lavorato tra di loro, e poi non facevano parte di una squadra diciamo storica, e dove c'è comunque un nucleo fisso che porta avanti il nome e l'esperienza della squadra. Però da quelle ho imparato tanto, mi sono dato tanto da fare, e non nascondo che ci sono state delle annate che magari ero più competitivo io su una struttura di questo tipo rispetto ad altre che magari sulla carta dovevano essere più importanti. Questo mi è capitato. Perfetto. Digami un po', soltanto una particolarità. Io sono andato una volta a Modena, perché quando facevo rally sono andato per comprare il meglio differenziale che si faceva a Modena. Un ragazzo piccolino, intorno tutto vino, ho detto no, io ho sbagliato l'indirizzo, perché qua non c'è uno che fa differenziale, non c'è qualcosa sbagliato. Però era il meglio di tutto, si chiamava Artioli. E sono andato una volta a Modena per comprare questa parte per la mia macchina di rally e portare in Brasile. È bellissima questa storia, perché soltanto aveva vino, e ho detto Dio mio, c'è qualcosa sbagliato. Io ho trovato un piccolo campanone, però con tutto macchina di primo mondo, e faceva il meglio in quello posto. Sì, qui è un po' così, davvero, perché considerate che qua di marchi importanti ce ne sono tanti. C'è la Ferrari, c'è la Maserati, fino a qualche anno la Lamborghini, la Pagani, poi fino a qualche anno fa c'era anche la De Tommaso, la Bugatti, poi c'è stato un marchio storico che non è tanto conosciuto, si chiama Stanguellini, che faceva auto nei primi anni del Novecento praticamente, nei primi anni del 1920 così. E quindi c'è un know-how, sono tanti capannoni o aziende che lavorano per il settore dell'auto, ditte di scarichi, differenziali e comunque anche grandi carrozzieri, cioè c'è un indotto grandissimo qui che tu entri in un capannone che magari da fuori sembra non tanto bello e poi dentro magari trovi una carrozzeria adesso che restaurano macchine da milioni di euro, oppure trovi comunque dei meccanici che magari hanno lavorato in Ferrari, reparto corse o all'epoca Maserati. Adesso in più c'è anche il mondo delle auto storiche che ha preso tanto piede, quindi vengono tutti qui un po' come i re magi, no? Vengono in adorazione a cercare reliquie di epoche passate per restaurare auto che comunque adesso hanno alcune raggiunto dei valori incredibili e quindi è particolare questa zona. Questo è particolare dell'Italia, né? Io dico che primo luogo nel mondo del motorsport è in Italia. Faccio un programma anche che si chiama Vino e la storia del motorsport, dell'automobilismo, e quando racconto questa storia da prima gara in Italia, tutto questo quasi io piango, perché è molto bello questo. Un giorno facciamo col tuo vino. Dai, perché io ho un'azienda agricola e produco anche vino, quindi anch'io sono, se vieni da me trovi il vino, trovi anche il vino, da me sì lo trovi. E lo so che tu hai una macchina speciale, un Lamborghini per lavorare. Di trattori ne ho tanti, ne ho più di 15 perché ho un'azienda abbastanza grande, produciamo anche cereali, sono in alcune filiere con importanti partner, quindi faccio cereali o seminativi, in più ho il vigneto con cui faccio l'uva e poi il vino, faccio anche il miele, facciamo tante cose. Infatti io ho corso, ma ho anche sempre lavorato e studiato, infatti sono anche laureato in economia e commercio, non ho mai abbandonato gli studi e quello è stato anche un altro motivo per cui è stata dura per me, nel senso che di cose ne ho portate avanti tante, ecco, e sono state difficili. Però tu non sei considerato un gentleman driver, questa è una cosa diversa. Beh sì, adesso i gentleman sono di un altro livello per fortuna, però temo che arriverà il giorno che dovrò appendere il casco al chiodo, no? Perché la paura di tutti i piloti è quella di salire in macchina e scendere e chiedere come siamo andati, male, come male, e quindi quella lì è la paura un po' di tutti. Mi alleno, vado in palestra, vado in go-kart, mi alleno tanto, però so che quel problema qui purtroppo arriva un po' a tutti. Io mi sento ancora giovane comunque, perché non è che sia vecchio, però di piloti giovani arrembanti ce ne sono tanti e bisogna sempre essere anche umili nel non dare mai nulla per scontato e impegnarsi sempre, perché quando cominci a dare le cose per scontate inizi anche dopo a far fatica, ad essere sorpreso, a farti sorprendere da altri avversari. Tu hai detto una cosa che un amico mio diceva così: il problema non è quando arriva e chiedi come sono andato, è troppo male. Questo amico mio che si chiamava Wilson Fittipaldi Junior, che è stato ex pilota di Formula 1, diceva il problema è quando arriva nel box e dice come io sono andato e nessuno risponde per te, è che il problema già è altro. Io tutte le volte che scendo dalla macchina guardo negli occhi i componenti del team, anche dopo gli stint di gara capisco se sono stati contenti o meno. È brutto quando ti guardano come per dire era meglio che scendevi prima, diciamo, no? Dicami un po' com'è guidare questa macchina, perché io sono anche pilota e team principal oggi di un team in Brasile. Sto costruendo una macchina con alcuni concetti di un LMP3, però penso che guidare un LMP2 oggi sia una cosa d'altro mondo. No, per me è molto bella, un carico aerodinamico incredibile. Pensa che noi, per darti un'idea, c'è Signe, che è una curva molto veloce di Le Castellet, che con la Porsche Carrera Cup la facevi tipo frenando in quinta a 170 all'ora con la macchina che quasi si ribaltava, no? E invece con l'LMP2 la fai in sesta piena a 300 all'ora, cioè nel veloce è incredibile. Lo Rouge lo fai pieno, difficile farlo pieno, però lo fai pieno a 270-280 all'ora. Sono macchine GT che scalano una marcia, per dire, nel senso sono un'altra cosa rispetto a noi. È difficile da guidare perché comunque pesa più di 900 kg, soprattutto quando il pieno del carburante è tosta, però per me è una gran bella macchina, il motore spinge. Adesso purtroppo andava più forte qualche anno fa, hanno tolto un po' di cavalli per colpa del regolamento nuovo con le Hypercar per fare il balance of performance. Quindi hanno tolto un po' di cavalli, prima era un po' più veloce, era un po' più gustosa da usare per certi aspetti, però comunque la velocità in curva è rimasta, insomma. Hai una macchina che anche durante la gara è a disposizione slick, intermedie e gomme da bagnato, quindi devi avere dietro una certa struttura, non è una macchina che improvvisi. Poi fino a qualche anno fa avevamo anche delle mescole differenti per le slick, adesso le hanno uniformate, però richiedeva comunque un metodo di lavoro molto, molto complesso. E bisogna allenarsi bastante, perché non deve essere semplice fare un stint. Sì, non è facile poi mantenere la concentrazione, a volte guidi per più di 2 ore, quindi è difficile. Anche la posizione di guida è sempre un compromesso, perché comunque non è tutta tua la macchina, la dividi con gli altri, purtroppo, nel senso che comunque vuol dire che devi scendere a dei compromessi anche sul setup, quindi devi imparare anche a gestire la macchina, perché non è mai perfetta, non è mai come vuoi te, però devi essere abile ad adattarti, quello è importante. Non soltanto adattarsi, per tu fai la gara in 3 pilota, certo? Sì, noi siamo in 3, abbiamo fatto anche alcuni anni in 2, io e il mio compagno di squadra soli in 2 eravamo, e tosta. Quando sei in 3 il tempo vola, non guidi tanto. Quando sei in 3 hai sempre la sensazione di guidare poco. In 2 è un po' diverso, perché comunque il tempo lo gestisci meglio. La gara no, la gara è lunga per anche se sei in 3 comunque. Però un dubbio che ho, la macchina comincia così e dopo termina così, bisogna anche adattarsi in questo. Sì, quello sì, devi imparare a gestirla proprio. Anche perché a volte puoi avere dei problemi e comunque il volante sembra il volante di una Formula 1, hai tante funzionalità, puoi guidare al buio, è incredibile, perché non vedi niente, la pista è al buio, non è illuminata, e quindi devi essere bravo quando comincia a venire buio a prendere riferimenti. Hai tantissime variabili che devono... la gestione della ripartizione frenata, hai le mappe motore, hai il traction control, hai tante funzionalità da fare, risparmio carburante, hai tantissime cose mentre guidi. È molto avvincente, quello ti diverti molto. Però con 4 ore non è una 24 ore di Le Mans, bisogna essere veloce più che la strategia. Le strategie sono importantissime, perché comunque la macchina ha poca autonomia, fa 40 minuti, 43, quindi di pit stop ne fai tanti, e full cursiello, incidenti, safety car ne capitano sempre, e quindi mentre vai devi sempre essere molto, molto acceso, molto attento, diciamo, su quello che è la strategia, la cosa migliore da fare. Noi abbiamo già la prima gara alle Castellet. Come tu hai andato il team? La prima gara non eravamo messi male. Allora, il livello è altissimo, perché siamo 18 macchine in qualifica, ce la giochiamo in pochi decimi, aveva fatto il 14° tempo, io ho fatto la partenza, abbiamo avuto un po' di difficoltà al motore questa gara perché c'era un problema elettrico che alterava la carburazione, quindi non avevo una macchina velocissima sul rettilineo, sono riuscito a rimontare ma ho dovuto aspettare e farmi aiutare, diciamo, dai doppiaggi. E quando è stata ora di fare il cambio pilota ero 7°, quindi avevamo rimontato abbastanza bene, e dopo abbiamo avuto un problema di foratura, abbiamo preso un detrito in pista perché c'erano stati incidenti che ci ha forato la gomma, ma proprio come uno spillo, e quindi quello ci ha imposto una sosta aggiuntiva oltre alla strategia e alla fine siamo arrivati 13°, perché quando ti fermi una volta in più in 4 ore è come prendere una penalità grandissima, e quindi siamo finiti fuori dai primi 10, molto facile purtroppo, quando ti va qualcosa storto è molto semplice finire fuori dai primi 10. La prossima gara ce l'abbiamo a Imola, che è qua vicino a casa mia, insomma speriamo di fare bene, di andare meglio. Ho guardato la gara della Francia e una cosa per me che mi ha lasciato così è che con 3 ore e mezza di gara, dopo l'ultimo pit stop, aveva il primo, secondo e terzo, con una differenza da 0.5, e dopo sesto, settimo, ottavo, con una differenza così. E quando tu dici, ah, ho fatto un pit stop in più, sono arrivato all'ultimo terzo. Esatto, quindi è un po' così che gira. Sergio, ringrazio tantissimo questa chiacchierata con te, ti chiedo già se possiamo parlare dopo Imola per parlare un po' con dai, volentieri. La gara, perché comincio a fare la trasmissione della ELMS con Lifetime in Brasile, per le persone che bene. Questo campionato che per me è bellissimo. Io ho questa idea da avere un altro punto per il pilota da kart. C'è questo mondo, c'è il Sergio per me che è come Leclerc. Grazie. Bene, dai, lo facciamo volentieri, dopo Imola la facciamo. Speriamo che vada anche meglio la gara, dai. Sarà, perché conosce bene Imola e credo che può avere un po' di vantaggio in questo. Sicuramente. Poi quando giochi in casa in genere aiuta, ecco. Sì. Grazie mille Sergio. Grazie a voi. Siamo 5 ore in più nell'Italia e credo che ha avuto un giorno tantissimo impegnato. È lungo, no? È che adesso ho una cena con amici, circolo della Biella, tra l'altro, un circolo qua di Modena dove ci sono anche dei piloti, e allora vado a cena adesso che ci raccontiamo un po' come è andata il Gran Premio di domenica. Perfetto, ringrazio l'attenzione.